GF VIP, la reazione inaspettata di Julia Van Zuyden. La prossima puntata del Grande Fratello VIP celebrerà il vincitore della sua seconda edizione. La seconda edizione del reality più longevo della televisione italiana sta per giungere al termine. La finalissima è prevista per lunedì e in quell'occasione Ilaria Blasi avrà il compito di coronare il secondo vincitore del cancelletto Grande Fratello VIP. Per gli autori del reality show questa è stata una grande stagione grazie agli ascolti e ai social network che hanno premiato largamente gli addetti ai lavori e i protagonisti del programma stesso. Giulia e il rimprovero di Vanna. La semifinale del Grande Fratello VIP ha regalato tante emozioni e tante sorprese. Prima di scoprire l'esito del televoto, Cecilia Rodriguez è rientrata per riabbracciare il suo cancelletto Ignazio Moser al fine di tranquillizzarlo sulla sua permanenza in casa. Permanenza durata solo pochi minuti in quanto il ciclista veneto è stato eliminato nel confronto con il paroliere cancelletto Cristiano Malgioglio. Il cantante però si è ritrovato successivamente in uno scontro all'ultimo voto contro Ivana Mrazova in quanto quest'ultima ha preferito sfidare lui piuttosto che Luca Onestini. Questa scelta ha però trovato un dissenso da parte di Giulia De Lellis in quanto temeva che la modella croata avesse potuto perdere il faccia a faccia contro Malgioglio. Le sue preoccupazioni ed il suo rimprovero a Ivana circa la scelta effettuata sono stati vani in quanto la showgirl slava ha conquistato un posto per la finale del 4 dicembre. Gli onesto na confronto. Oltre ad Ignazio Moser e a Cristiano Malgioglio, l'ultimo eliminato è stato l'attore Lorenzo Flaherty. Quest'ultimo, dopo aver vinto molte sfide al televoto, si è dovuto arrendere dinanzi alla forza di Luca Onestini che lo ha battuto con un sonoro 88. La vittoria di Luca però non gli ha regalato l'accesso diretto alla finalissima perché, in apertura della prossima puntata, dovrà scoprire l'esito del televoto che lo vede contrapposto al suo amico Raffaello Tonon. A prescindere dal risultato, gli Oneston, così chiamati dal pubblico sui social, hanno regalato e continuano a donare risate e tante emozioni. Questa seconda edizione del reality verrà ricordata non solo per le espulsioni, la relazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma anche per le grandi amicizie nate all'interno delle quattro mura, come quelle tra Ivana e Giulia e tra Luca e Raffaello. Chi vincerà questa seconda edizione Grande Fratello VIP? Lo scopriremo nella diretta del 4 dicembre.